Abili nello sport. Come vi ho già anticipato tratteremo di argomenti delicati ma anche interessanti di ragazzi incredibili che fanno delle cose inimmaginabili. Con me ho Simone Ciulli della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Ciao wow. Simone. Intanto complimenti per la tua carriera. Grazie. Ehm, una domanda, iniziamo con una domanda semplice semplice. A che età hai iniziato a fare sport e come mai la passione per questo sport proprio? Allora, ho iniziato a fare sport nuoto per il semplice fatto che mh, già da piccolo avevo delle problematiche sul camminamento, quindi ehm, i miei genitori hanno pensato bene di farmi fare quello che era diciamo, lo sport mh, migliore eh, per questo genere di problematiche, quindi il nuoto. E da lì ho iniziato i vari corsi e poi piano piano mi sono... Ehm, Iscritto in una squadra agonistica e da lì ho iniziato il mio percorso di atleta. In realtà, fino ai 25-26 anni è stato un percorso con eh, gli agonisti, quindi eh, non, non ero nel mondo paralimpico perché in quella fascia d'età ho avuto una disabilità molto lieve. Dopodiché, poi eh, il, la, la disabilità ha avuto un. Eh, un incremento e in conseguenza di questo poi ho fatto il percorso da atleta paralimpico. Okay. E in questo caso ci vuoi elencare brevemente i tuoi, i tuoi successi, la tua la tua carriera? Sì, allora eh, io sono entrato in nazionale nel 2013, eh, la prima convocazione è stata in un evento internazionale a Berlino, dopodiché sempre quell'anno. Eh, ho partecipato ai Giochi del Mediterraneo dove ho vinto il primo, la prima medaglia paralimpica per l'Italia, quindi l'argento a Mersin in Turchia. E fra l'altro, quella è stata una spedizione anche molto bella perché i Giochi del Mediterraneo sono l'unica manifestazione che diciamo, viene svolta sia all'interno del mondo paralimpico e del, nor e del mondo normodotato. Quindi è una bella manifestazione sia a livello di pubblico che a livello di. Eh, di esperienza sportiva. Dopodiché eh, ho partecipato agli europei nel 2014 ad Eindhoven, lì ho preso un paio di batoste perché ho preso due quarti posti, eh, nonostante insomma, in quell'occasione feci anche diversi record italiani, però non fu sufficiente. Eh, dopodiché, dopo due anni, nel 2016 invece sono riuscito, sempre agli europei, a vincere la, il bronzo. Eh, nei 50 metri stile libero e il bronzo con la staffetta 4% mista. Quindi quella è stata una bella soddisfazione. Quell'anno lì purtroppo per 8 centesimi non mi sono qualificato per l'Olimpiade di Rio, ma insomma ci, ci stiamo riprovando per Tokyo. Bene, in questo caso ovviamente ha viaggiato molto. Come ti è sembrata la mentalità degli altri paesi rispetto all'Italia, agli italiani? Allora sì, eh, di viaggi ne ho fatti, ne ho fatti diversi, eh, soprattutto trasferte e devo dire che in Italia qualcosa si sta muovendo in questo periodo, mm, siamo diciamo, in, un, in un buon periodo dove sia il governo, sia le federazioni eh, che gli enti di promozione sportiva stanno facendo molto per la parte eh, paralimpica, per lo sport paralimpico. Eh, è anche vero che eh, negli altri paesi questo già avviene quindi c'è un'interazione eh, pressoché eh, uguale tra mondo paralimpico e mondo eh, eh, dei normodotati quindi lo sport in quel caso non ci sono... Non ci sono grosse differenze, sia a livello di sponsor, sia a livello di cultura, sia a livello eh, di immagine. Mentre in Italia si sta muovendo molte cose si stanno muovendo adesso, però ancora insomma, siamo un, un po' indietro rispetto ad altri paesi che a livello storico anche hanno delle realtà paralimpiche molto importanti. Ok. E in quanto ad accoglienza come vi siete trovati andando negli altri palasporti? No, devo dire che siamo sempre stati accolti bene, sia in Italia che diciamo, all'estero eh, c'è sempre eh, una buona accoglienza, ecco, sia a livello di pubblico sia a livello anche di eh, organizzazione. Sì, sì. Ok, so che hai partecipato a un progetto benefico della Fondazione Stefano Borgonovo Vallando con il Cuore. Come ti sei sentito? Che emozioni hai provato? Allora, quello è stato un evento che inizialmente mi, ha, mi spaventava un po', perché insomma, mh, a parte la mia negazione quasi assoluta per, per il ballo, okay. ehm, a parte quello comunque sia ho delle limitazioni anche a livello motorio che non, non, non agevolano questa, questa, diciamo, questo spazio questo sport, in questo caso questo evento, eh, è stato comunque bello perché comunque sia mi, ha, mi sono state date delle lezioni, quindi è stato un qualcosa anche di, eh, a livello proprio personale, una novità, eh, quindi ho, ho frequentato una scuola di ballo per 10 lezioni, abbiamo preparato una coreografia e eh, sulle note di Britney Spears... Eh, non mi ricordo ora precisamente quale, quale canzone, e poi abbiamo fatto un balletto dove fra l'altro mi sono classificata anche terzo, quindi eh. sono andato anche ben oltre ogni aspettativa. È stato comunque eh, molto interessante e molto, molto bello perché comunque si era un, un evento a scopo benefico, quindi eh, sono stato ben contento di mettermi a disposizione per questo, per questo evento. Ho letto che eh, sogni l'integrazione tra olimpici e paralimpici. Sì, mi ricollego un attimo al discorso che ho, sì. che ho fatto prima alla domanda precedente. Eh, L'obiettivo dovrebbe essere quello, cioè non ci dovrebbero essere eh, disparità di trattamento, perché comunque sia eh, lo sport che facciamo noi è lo stesso sport che fanno in Ormo Dotali, uh -huh. quindi non vedo perché ci debba essere eh, una discriminazione o comunque... Eh, una diversificazione tra eh, le due tipologie di sport che poi sono la stessa cosa. Eh, in questo mi riferisco al fatto che comunque sia eh, molti atleti o sono dei top level, quindi riescono eh, ad avere sponsor eh, personali, oppure hanno delle grosse difficoltà a portare avanti la propria carriera sportiva con... Eh, con la propria vita personale, perché poi una volta terminata la, la fase diciamo, sportiva, se non si è studiato durante la carriera, se non si è eh, gettato le basi per un futuro, poi è difficile presentarsi sul mondo del lavoro dopo la carriera sportiva e ottenere qualcosa. Quindi spesso e volentieri eh, noi siamo molto più costretti rispetto agli atleti normodotati a eh, crearci il futuro da soli, durante la carriera agonistica quindi questo è molto dispendioso a livello di energie a livello di eh, risultati sportivi ottenimento di risultati sportivi infatti anche nella Menarini Volpi Rosse di Firenze il basket in carrozzina i rappresentanti e i delegati stanno cercando di far eh, giocare sia i normodotati, cioè, i normodotati insieme a a chi purtroppo ha, ha una disabilità. disabilità. Eh, sì, questo è un po' l'integrazione. Noi spesso nel nuoto, io riporto quello che è diciamo, eh, la mia esperienza, nel nuoto facciamo spesso eventi in concomitanza, però al momento sono eventi in cui noi eh, siamo all'interno di una batteria della Federazione Italiana Nuoto, quindi sono batterie dimostrative. Eh, dimostrativa poi fino a un certo punto perché ora faccio esempio anche delle del, ultime, una batteria, un evento costruito con, questo, diciamo, con questa organizzazione a Genova mh, non, me, non più di un paio di settimane fa dove all'interno di una batteria proprio dimostrativa c'è stato un record del mondo eh, da parte nostra, della Federazione Taranto dell Paralimpica e un record europeo di... Eh, uno era Francesco Bocciard e l'altro era Simone Bardam, eh, quindi dimostrative fino a un certo punto perché insomma i risultati li, li otteniamo e come se li otteniamo. Bene, e, per un periodo di tempo ho letto che hai fatto anche l'avvocato, sì quindi ti sei laureato in giurisprudenza? Sì. sì, allora io ho fatto quello che dicevo prima, quindi uh -huh. ho provato a crearmi... Il, il mio futuro, mi eh, sono laureato in giurisprudenza fra l'altro eh, in quattro anni invece che io, i canonici 5, quindi sono stato anche molto veloce e rapido in questa cosa, dopodiché ehm, ho iniziato la professione forense ehm, cercando, insomma il mio obiettivo era quello di diventare avvocato. Eh, dopo un, due tre anni insomma, che lavoravo sono riuscito a ottenere l'abilitazione quindi ho passato l'esame d'avvocato eh, solamente che ovviamente era totalmente incompatibile con quelle che erano il lavoro di avvocato era totalmente incompatibile con quello che erano le mie eh, attuali esigenze a livello sportivo perché comunque sia mi alleno tra le due e le quattro ore al giorno e quando lavoravo come avvocato stavo in studio dalle 9 fino alle 8 di sera. Quindi, quindi non riuscivo a combaciare le due? No, cose L'unica cosa che riuscivo a fare era all'8 di sera, uscire dallo studio, mangiare un boccone e andarmi ad allenare, però è evidente che no, lo sport di alto livello non si fa assolutamente in questo modo. Quindi ho dovuto eh, diciamo fare un passo indietro, eh, sono comunque molto soddisfatto di aver ottenuto l'abilitazione alla professione Forense, quindi magari anche per un futuro non eh, ci potrebbe comunque essere questa possibilità, eh, vediamo, mm, per il momento però ho appunto l'esigenza di eh, allenarmi tra le 2 e le 4 ore al giorno, quindi quel lavoro è incompatibile, ho, sono riuscito a trovare un uh, lavoro part time che mi soddisfa molto, eh, lavoro uh, all'interno di un centro benessere, quindi ehm, con la parte sono il coordinatore delle squadre agonistiche, quindi ho comunque una... Ehm, sono riuscito diciamo, a collegare la mia passione al mio, al mio lavoro in questo modo riesco a fare mezza giornata di lavoro e mezza giornata di allenamenti. Tra l'altro, alleno anche una ragazza, un'atleta normodotata della nazionale marocchina, eh, oltre a una squadra di nuoto master. Quindi, insomma, sono molto soddisfatto per il momento. Nel nuoto, ovviamente, eh, serve una grande forza nel, non solo negli arti inferiori ma anche negli arti superiori. Immagina tu faccia anche allenamento a secco. All acqua, sì, in sì, sì, Allora, eh, appunto quando prima parlavo tra le due e le quattro ore dipende due ore se faccio solamente l'allenamento la, in acqua, quattro ore se devo fare il doppio, quindi prima l'allenamento a secco in palestra e successivamente l'allenamento in acqua. E, mh, assolutamente sì, anche perché nel nuoto, specialmente per... Eh, gli atleti velo velocisti, ma ormai tutti gli atleti è necessario abbinare allenamenti sia in palestra che nel nuoto. A maggior ragione nell'ambito paralimpico mh, per quanto diciamo, attiene alle capacità residue eh, de dell'atleta, quindi non tutti riescano a fare tutto, per esempio io sulle gambe ehm, ormai ci lavoro pochissimo perché è già tanto se in ambiente terrestre insomma, riesco. A, a, a camminare, quindi ehm, viceversa sulla parte superiore eh, c'è una, una, una bella attività da effettuare e ehm, a tutti gli effetti è un allenamento ehm, paritario a quello che diciamo è l'allenamento in acqua, che vanno di pari passo insieme. Eh, la forza in acqua tanto è un discorso ehm, molto difficile da sviluppare mh, perché in, in ambiente acquatico non si riesce benissimo a costruire la forza in acqua, quindi ci sono delle tipologie di allenamento che ti, per, di allenamento che ti permettono di eh, sviluppare una forza assoluta in palestra e dopodiché cercare mh, tramite alcune tecniche eh, di trasferire quella forza creata in palestra anche in acqua. Quindi questo è un po' il, il concetto della nostra palestra. Poi dipende ovviamente per i Paralimpici quale disabilità eh, gli atleti abbiano e in base alla loro disabilità viene costruito eh, un programma apposito. Ok. E quali sono le doti che occorrono per ottenere buoni risultati in ambito sportivo secondo te? Allora, il, um, Invertirei la domanda nel senso che è quasi più lo sport che ti insegna eh, certe doti piuttosto che l'avere delle doti, nel senso che eh, dalla mia esperienza personale il nuoto mi ha insegnato moltissimo perché eh, dovendomi gestire la parte lavorativa, la parte dello studio con la parte natatoria è naturale che eh, ti obbliga a essere molto incasellato. Quindi mh, ci sono degli orari da rispettare, ci sono delle scadenze da rispettare, ci sono degli obiettivi da rispettare. Tutto questo negli anni poi ti forma. Quindi secondo me è più lo sport, la, domanda, il, la, la risposta è, è più questa, è lo sport cosa ti può dare, ehm, quali doti ti può insegnare, quali doti ti può eh, Trasmette. trasmettere. Eh, in questo, io sono convinto che ha giocato, un, almeno su di me, un, un ruolo fondamentale perché, ripeto, ti obbliga ad avere eh, scadenze, orari ben prefissati e al raggiungimento di obiettivi, e quindi, poi ti costruisce e ti forma negli anni. Eh, assolutamente consiglio sport, ma al di là delle norme dotate o paralimpici, eh, fin, uh, fin da giovani evitare, diciamo, negli ultimi anni si vedono bambini sempre più ehm, meno propensi all'attività esterna, invece, in realtà, questo è un grossissimo sbaglio. Ehm, e negli atleti paralimpici, nelle persone senza essere atleti, nelle persone paralimpici questo assume un ruolo maggior, ancora più importante perché comunque sia eh, l'attività è, è al centro a livello sociale, a livello di sviluppo della propria persona. Quindi eh, assolutamente un ruolo fondamentale darei allo sport, sì. Ok, e ricollegandoti a questa domanda. Che consiglio daresti ai ragazzi che appunto vogliono intraprendere la tua stessa passione, il tuo stesso sport? Intanto uscire dalle proprie case e provare a uh, fare quello che più gli piace senza avere l'obiettivo di diventare chissà chi. Uh, io, la, il mio consiglio è quello di cercare un, uno sport, uh, uno o anche più sport che. Eh, possano piacere e poi coltivarli nel tempo e provare a vedere se, 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 si, se si può avere dei risultati anche a livello sportivo, ma come diciamo, obiettivo secondario? L'obiettivo primario è quello di eh, fare gruppo, socializzare, um, tenersi in movimento, cercare di sviluppare delle, delle capacità motorie che ovviamente stando sul divano, stando... Eh, su una sedia non si riesce a sviluppare, eh, cercando appunto di fare il maggior movimento possibile. Quindi fare sport e non solo, anche tipo andare a correre la mattina? O Assolutamente, qualsiasi, qualsiasi sport esso sia va bene, basta fare movimento. Movimento. Ecco. Ok. Il nostro tempo finisce qui. Io ringrazio Simone Ciulli della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana con un'altra interessante puntata. Grazie a voi.